con mia, diciamo così, devo dirvi che è l'ultimo di questa stagione, poi riprendiamo in autunno. Veramente io speravo ancora in un altro incontro a maggio e forse diversi di noi lo speravano, però mi pare che il professore è impegnato su più fronti, probabilmente non è facile. Comunque, l'autunno non è lontano, poi se voi riuscite a convincerlo, se riuscite a Proviamo convincerlo, quanto abbiamo fatto. Ci proviamo. va bene, quindi ecco, allora ancora benvenuti a tutti, grazie al professor Orazio e poi per questo tema che credo sia particolarmente gradito. Qualcuno mi ha detto, ma questa amata con la grande chi è? Sorpresa! Ecco, lasciamolo dire a lui, lo accogliamo. Perché l'ho pensato in maniera strana, vabbè, non secondo quelli che sono i canoni classici, diciamo. Proprio diceva Don Gianni, che una sera ci riflettevo sopra e mi venne in mente un inizio tutto particolare, tutto, come si dice a Messina, scemus, è intraducibile, è vero? E allora, ma ci pensate a un ragazzo che per la prima volta entra nel mistero degli occhi di una ragazza e se ne innamora? E ai momenti in cui, negli anni, sente lo sguardo di lei poggiare su di lui ed è preso da tale emozione da non capire più nulla e va in confusione, tanto che in un attimo avverte anche una sorta l'indebita mescolanza dei sensi, quasi non riuscendo più ad avere contezza di se stesso. E sentendosi talmente inondato dalla bellezza di lei, pensa che dentro di lui sia avvenuta una sorta di miracolo che lo cattura, lo sconvolge e scombussola la sua visione della vita. Perché l'amore è miracolo, soprattutto se cresce nel tempo e si alimenta e germogliando, infiammando, risplende. Soprattutto se dopo aver fatto sentire inadeguato chi da esso è afferrato, lento lento lo conduce a mutare radicalmente il suo modo di essere e il suo stesso percorso di vita, fino a quando lo farà sentire adeguato a confessare senza remora alcuna, persino la qualità dell'amore per la sua donna. Tanto che se ne sentiamo dire, forse finiamo per essere coinvolti, perché l'amore non ci è estraneo, ma sempre ci mette in questione, ci interpella, ci sconvolge. E se poi pensiamo che quel ragazzo ha incontrato lo sguardo di una certa Beatrice e se n'è innamorato perdutamente, aveva 9 anni, se n'è innamorato perdutamente. Allora per noi le cose si complicano ancora di più, perché il loro, per chi legge e per chi ha letto, non ci apparirà come un romanzo d'amore qualsiasi, ma come una storia d'amore che vede il suo epilogo appena prima, e oserei dire all'interno del 33° canto del Paradiso, mescolato tra le parole di San Bernardo. Perché il filo di quella incredibile storia d'amore trova il suo compimento proprio negli ultimi istanti del viaggio, per cui Dante, grazie a Beatrice, che lo aveva guidato fin lassù, e all'intercezione di Maria potrà godere della visione di Dio. Perché, come ci racconta nella Vita Nuova degli incontri di Beatrice, è poco più che ragazzo. Pare, e infatti il primo sonetto a ciascun'alma prese gentil core risalga al 1283. Dante l'ha compiuto
35 anni. È vero? In questo sonetto scrive di aver immaginato, di aver sognato Dio amore che tiene in braccio Beatrice avvolta in un drappo nero che dormiva, e ad un certo punto la sveglia e gli dà da mangiare il cuore del poeta. Un po' roba. A spiegargli il sogno sarà il suo più grande amico, Guido Cavalcanti, il quale gli dice che in quel sogno configurava la morte di Beatrice e quindi il dolore, la pena che Dante avrebbe sofferto. Quindi diceva che era poco più che ragazzo, quando Dante intuisce via via chiarirà a se stesso qualcosa che pochi nel suo tempo avvertono o non riescono a dire. La sua donna non è una semplice angelica figura come per molti degli stimolisti che l'avevano preceduto o suoi contemporanei, ma una venuta dal cielo in terra a miracolo mostrare ed è soprattutto generatrice di beatitudine, mediatrice di salvezza e di felicità per gli uomini. E ancora di più, è ella stessa un miracolo, in quanto epifania del cielo, che in maniera misteriosa, lento, si palesa e indica la via verso la felicità, la speranza, la verità, il bene ultimo, la vita. A che varrebbe infatti la mia esistenza se io non corressi almeno verso la felicità, se non mi venisse in mente di scoprire la verità della mia vita, se non capissi che io sono un progetto, un'idea di speranza anche per gli altri, uno strumento di bene. Avrà Dante pensato questo quando nel capitolo 11 della Vita Nuova scrive: dico che quando ella apparia da parte alcuna per la speranza della mirabile salute, nullo nemico mi rimanea, anzi mi giugnea una fiamma di caritate la quale mi faceva perdonare a chiunque m'avesse offeso. E chi allora m'avesse domandato di cosa alcuna, la mia risponsione sarebbe stata solamente amore, con viso vestito d'umilità. E avrei immaginato che l'amore per Beatrice e di Beatrice l'avrebbe condotto a soddisfare addirittura l'ardore del desiderio che sente via via crescere in sé, fino a immaginare persino di poter avere la visione di Dio. E per questo appare prodigioso il fatto che Dante senta, come che sia, che l'incontro con Beatrice ha in sé la ragione stessa della sua esistenza. Lo ha marchiato a fuoco, tanto da trasformarsi nell'opera in divenire della sua vita e della sua opera. Non per nulla, dopo la morte di Beatrice, Dante si rifiuta di parlarne e scrive: appresso questo sonetto, cioè oltre la sfera che Carlo gira e Dante immagina di essere portato nell'empirio a godere della gloria di Beatrice, cosa che poi canterà nel paradiso, dicevo, appresso questo sonetto apparve a me una mirabile visione nella quale io vidi cose che mi fecero proporre di non dire più di questa benedetta, infino a tanto che io potesse più degnamente trattare di lei. E di venire a ciò io studio quanto posso, siccome ella sae veracemente, sicché se piacere sarà di colui a cui tutte le cose vivono, che la mia vita duri per alquanti anni, io spero di dicere di lei quello che mai non fu detto di alcuno. E poi piaccia a colui che è sire della cortesia che la mia anima se ne possa agire a vedere la gloria della sua donna,
cioè di quella benedetta Beatrice, la quale gloriosamente mira nella faccia di colui cui est per omnia secula benedictus. Perché a ben riflettere è l'amore che colma l'opera di Dante, la vita nuova, quanto anche e soprattutto la commedia. Se consideriamo che è l'amore di misericordia che viene da Maria a spingere Beatrice a scendere dal cielo, dove tornar pure arte, ad andare nel limbo dove sta Virgilio e a chiedere al poeta latino di soccorrere Dante in difficoltà di fronte alle tre fiere che gli impediscono la salita al colle. Ed è ancora l'amore per Beatrice e di Beatrice che porta Dante alla conversione dell'anima, alla purificazione e infine oltre i limiti della natura umana per farlo trasumanare. Perché in lei è la perfezione dell'amore, è il nodo che la lega a Dante. In qualsiasi altrove, l'amore è il malamore in cui cadono Francesca e Paolo. E per quell'amore, tutto il viaggio di Dante dall'inferno al paradiso ha apparentemente una sola motivazione: rivedere Beatrice e mirare la sua gloria. E Dante lo dichiara apertamente quando Virgilio gli svela che era stata ella a chiedergli di aiutarlo. Siamo nel secondo canto dell'Inferno. Dante, che aveva iniziato baldanzoso il viaggio, si ritira, vero? Il suo proposito viene meno, perché pensa che la sua venuta, il suo viaggio fosse opera di un folle. Pensava che non era all'altezza di un Enea o di un Paolo per gli effetti che avevano le due andate all'aldilà Enea per sapere quello che sarebbe accaduto alla sua discendenza dell'impero romano, Paolo per portare conforto alla fede cristiana. E quindi pensavo che fosse cosa. Ma quando Virgilio gli racconta che Beatrice, in prima persona, era andata a chiedere di andare, Dante alla fine di questo racconto dice: oh pietosa colei che mi soccorse, e te cortese, cupidisti tosto alle vere parole che ti porse. Tu mai con desiderio il cuor disposto, sì al venire con le parole tue, che io sono tornato al tuo proposto. Or va un suo volere d'ambedue, tu duca, tu signore e tu maestro. Così gli dissi, e poi che mosso fue, indrai per lo cammino alto e silvestre. Perché? Perché surge la nostalgia di vederla tanto gentile e tanto onesta, perché sente che gli manca proprio lei che il cuore desidera e che ahimè è assente. Una nostalgia che non è come generalmente lo intendiamo, perché la nostalgia che avverte Dante, secondo me, possiamo intenderla tutti, se essa ha origine quando vivono il contemporaneo amore e assenza. E allora la memoria continua a far amare come esperienza unica segnata nell'animo proprio dall'amore. Questo è un tipo particolare di nostalgia. E Dante avverte l'amore per Beatrice di Beatrice, ma ne avverte anche profondamente l'assenza. Quindi la nostalgia è qualcosa di fondamentale in lui. Per questo credo che è proprio questo tipo di nostalgia che spinge Dante a raccontare anche la storia d'amore che lo lega a quella benedetta, loda di Dio vera, facendole con la sua opera oltrepassare i confini del tempo e riuscendo a renderla familiare nelle diverse epoche e in diverse realtà culturali, lasciando che la sua bellezza possa arrivare persino a evangelizzare il mondo, se consideriamo che la bellezza di Beatrice, in cui trapassa quella di Maria, promana da Dio, che è bellezza e a lui conduce. E non avrebbe potuto essere diversamente, se pensiamo che la sensibilità di Dante è di natura ontologica, fondata cioè sul desiderio tensione dell'assoluto.
Dante dunque inizia il viaggio seguendo il principio e soddisferà il desiderio di vedere Beatrice in cima alla montagna del Purgatorio. Pensate, tutto l'inferno e tutto il Purgatorio per rivedere Beatrice. Arriverà sulla montagna del Purgatorio, il paradiso terrestre. Anche se al contrario di quanto sperava il pellegrino dell'Eterno, l'incontro con la Benedetta generò un duro rimprovero di questa verso di lui per il fatto che agli occhi di Beatrice egli non si era pentito, o quantomeno non avesse confessato il peccato di traviamento morale in cui era sprofondato dopo la morte di lei, e pertanto non poteva accedere al paradiso terrestre. Infatti Beatrice, nel 30° canto del Purgatorio, investe Dante con queste parole: guardaci bene, ben son Beatrice, come degnasti d'accedere al monte? Non sapevi tu che qui è l'uomo felice? Come tu ti sei permesso di arrivare fin qui? Non sei qui il luogo dei beati? Già sono beati. E tu non puoi. Ecco, Dante si è messo ai turni, tutta tutta la strada che aveva fatto, avendo visto tutto quello che aveva potuto vedere, avrebbe voluto rispondere, dare una possibile giustificazione, ma è preda della vergogna e sente aspro il suo amore che lo accusa e lo rimprovera. Non sa cosa pensare, non era quello il tipo di accoglienza che aveva sperato. Quando ode gli angeli intonare il Salmo 30° della Vulgata, in te Domine speravo, quasi come un segno che lo conforta. E allora pensa di poter parlare a Beatrice, ma si accorge che la sua virtù è confusa. Annichilito nel suo pensare, tanto che non riesce ad articolare la voce. Ed è proprio Beatrice, come vicino nel punto dell'inferno, a domandargli: che pensi? Niente è scritto per caso in Dante. Questo che pensa ci richiama al punto dell'inferno. Quando di fronte al dramma di Paolo, di Francesca e Paolo, però Dante china il viso e tanto il tempo di passo finché il maestro disse: che pensi? Perché il traviamento morale che aveva condotto Francesca e Paolo per il malamore di cui furono presi, nonostante amor al corcentil ratto s'apprende, praticamente aveva lasciato pensoso Dante. Che cosa aveva condotto questi due a vivere quella esperienza così drammatica? Qui c'è il che pensa di Beatrice. Perché Dante pensa alle parole che gli aveva detto Beatrice, pensa che effettivamente egli non aveva confessato il suo traviamento morale, si era pentito, ma non aveva confessato. Ora, di fronte agli angeli e ai beati, Beatrice, il fatto che Dante si fosse pentito era noto, perché tutti guardavano in Dio e Dio sapeva che Dante si era pentito, ma bisognava che ci fosse la confessione, perché la confessione è il simbolo del riportare nella comunità con il quale aveva deviato dalla retta via. Quindi era necessaria questa confessione. Ecco perché Beatrice gli chiede: che pensi? Ed è il momento anche dello scioglimento della tensione che aveva tenuto Dante fino a quel momento. È l'inizio del dialogo che porterà Dante alla confessione, che lo renderà puro e disposto a salire alle stelle, libero di trasumanare per vedere e per incontrare Dio, non senza aver ammirato prima la bellezza e la gloria di Beatrice, che via via ai suoi occhi tramuta al di là di ogni immaginazione umana, confondendosi, vedremo, e finendo nel nome di Maria. E di ciò diventa certo Dante nel momento in cui vede Beatrice sfolgorare
di una bellezza così lontana dai nostri concetti che il pellegrino dell'Eterno non può fare a meno di credere che solo Dio può goderla pienamente, come solo Dio può godere quella di Maria. E Dante, a proposito di Beatrice, dice nel 30° del Paradiso: la bellezza che io vidi si trasmoda, non pur di là da noi, ma certo io credo che solo il suo fattore tutta la gola. Da questo momento in cui Dante utilizza spesso vocaboli che saranno ripetuti da San Bernardo, Dante si convince allora che egli potrà amare Beatrice solo in uno stato di venerazione e di adorazione, essendo lei segnacolo della presenza di Dio e strumento attraverso cui egli era arrivato persino a cogliere la struttura generale del paradiso, della quale stava per domandare qualcosa a Beatrice, a quella benedetta, quando non più lei vede accanto a sé, ma San Bernardo. E la stessa cosa quando, arrivato alla fine quasi del suo accompagnamento, Virgilio scompare e riappare davanti a Beatrice. Particolarmente devoto di Maria San Bernardo è, in atto pio, quale a tenero padre si convene. Dante. Bernardo è la terza vita del pellegrino, mandato per accompagnarlo nell'ultimo tratto del suo viaggio, per portarlo al cospetto di Dio. Ma prima di compiere il suo ufficio, a Dante che gli domanda di Beatrice: ov'è ella? Perché è compare. San Bernardo invita il pellegrino a guardare nel terzo giro, a cominciare dall'alto, della mistica rosa dei beati e degli angeli, che è stato assegnato a Beatrice. Dante leva gli occhi in direzione di Beatrice e la vede sfolgorante della luce di Dio che da lei emerge. E a questo punto cosa potrà dire Dante di questa Beatrice, che è felice di avere condotto a salvezza l'animo, l'amico suo e non dell'avventura? Seppure così infinitamente lontana, volge lo sguardo verso di lui, come se lo sentisse parlare, e gli sorride di un sorriso che vince non solo la lontananza, ma ogni sentimento che un uomo, per quanto puro e reso disposto a salire alle stelle, può sentire con tutto il cuore e con tutta la mente. Qui non c'è più nulla che possa avere i contorni di un'esperienza umana, seppur sublime, tanto che veramente ogni lingua dovrebbe diventare muta, tremando, quasi a sigillare la magnificenza di cui Dante ammanta Beatrice, e tutta si rivelerà in Maria. Dante non può tacere e arrischia con pienezza di sentimento e al sommo di uno stato di venerazione. Questa è una preghiera che anticipa quella alla Vergine, questa è una preghiera a Beatrice da parte di Dante. Oh, in cui la mia speranza dice, e che soffristi per la mia salute in inferno lasciate le tue vestigie. Tante cose quant'io ho vedute del tuo potere e della tua bontà, e riconosco la grazia e la virtù. Tu mai di servo tratto a libertate per tutte quelle vie, per tutti i modi che di ciò fare avevi la potestà. La tua magnificenza in me custodi, sicché l'anima mia, che fatta e sana, piacente a te e al corpo, si risnodi. O donna, in cui si rafforza la mia speranza, e che per la mia salvezza tollerasti di lasciare le tue orme nell'inferno, se ho potuto vedere tante cose, riconosco che tale grazia e tale virtù è derivata dal tuo potere e dalla tua bontà. Tu mi hai riportato alla libertà dalla schiavitù del peccato per tutte quelle strade e in tutti quei modi in cui tu avevi il potere di fare questo. Qui Beatrice è come Maria. Maria ha liberato dalla schiavitù del peccato.
più consistente la voce. Si sente la voce? Sì, più forte. Più forte. Dicevo, Dante pensa di dover tornare nuovamente in terra e quindi prega, così come San Bernardo pregherà per Dante, va bene, di custodire questi doni in lui, così che la sua anima, che ha reso sana, si separi poi dal corpo nel modo che a lei piacerà, cioè in uno stato di grazia. Sono le ultime parole che Dante dice di Beatrice e della sua opera di salvazione. E tra queste una sola le compendia in maniera mirabile. Il verbo custodi, che noi abbiamo tradotto con custodisci generalmente. Che se però guardiamo alla potenza dell'amore di misericordia, qui non assume solamente il significato di custodire, ma quello più ricco, di prendersi cura, di accompagnare, di promuovere, che sono proprio dell'atto di misericordia. C'è insomma sempre qualcosa di grandioso nella commedia che viene fuori. Qualcuno dice che non si può avere piena intelligenza dell'inferno e del purgatorio se non si legge il paradiso, perché è nel paradiso che Dante illumina di luce ogni pensiero, ogni immagine, ogni epifania dell'indicibile, anche quando in maniera più o meno oscura è andato dicendo nelle cantiche precedenti. E ne abbandona, seppure nel paradiso Dante snoda e scioglie il suo cantare attraverso anche ripetizioni di parole, di immagini, di concetti, per meglio esplicitare quanto vuole dire e vuole che rimanga segnato nella memoria del lettore. Il lettore infatti non può fare a meno di sentire che chi venera Dio sarà accolto con benevolenza, la sua preghiera giungerà fino alle nubi, la preghiera dell'umile penetra le nubi, finché non sia arrivata non si contenta, così noi vediamo nel 35° capitolo del Siracide. Così la preghiera di Dante giunge a Beatrice come quella di San Bernardo alla Vergine Madre. E in una sorta di identificazione, tutti e due gli oranti usano anche le stesse parole, come se Beatrice e Maria fossero la stessa persona. Pensate, in quella preghiera di Dante sono le parole che saranno ripetute da San Bernardo. Donna, speranza, salute, il verbo vedute, bontà, virtute, grazia, magnificenza, che fatta i sana, la dice che conservi sani i suoi sentimenti. Vedete, parole che identiche saranno ripetute da San Bernardo. Ecco perché io dico che c'è una sorta di simbiosi tra Beatrice e Maria, anche perché Beatrice non avrebbe potuto fare nulla senza l'intervento di Maria. E lo sono veramente se consideriamo che è Maria a travasare in Beatrice la potenza della sua mediazione salvifica. È proprio lei, la piena di grazia, il primo anello della catena di salvezza e forse anche l'unico. Perché Beatrice, Virgilio, Bernardo si muovono all'interno di questo anello che conduce Dante dalla perdizione e la selva oscura dell'inferno alla purificazione attraverso il purgatorio, alla trasumanazione del paradiso, dove godrà della gloria del regno proprio di Dio e la visione della Trinità. Ed ecco al cospetto della Vergine Madre. Dico lei che Beatrice nomina Virgilio affinché questi aiuti l'amico suo e non della ventura, dicendo: donna, guardate, già nell'inferno, usa il termine donna, è gentile nel ciel che si compiace di questo impedimento cui io ti mando. Quindi Maria sta all'origine, il cerchio si chiude, il viaggio di Dante inizia nel nome di Maria e nel nome di lei finisce, permettendo al pellegrino
di poter godere della visione dell'ultima salute, di vedere Dio. Maria è sul punto più alto della rosa dei beati, è la bellezza fatta persona, la piena di grazia, l'amata da Dio. Con quali parole rivolgersi a lei? Un problema. San Bernardo, nel Sermo De Aqueductu, che il santo pronunciò in una delle feste della Natività di Maria, dice che Maria porta la grazia da Cristo a noi come l'acquedotto agli uomini l'acqua dalla sorgente. È ella, dice San Bernardo, la nostra protettrice innanzi al trono di Dio. Quale madre del nostro giudice e madre piena di misericordia, tratterà la causa della nostra salute con facilità, insieme e con efficacia. Ella è la regina degli angeli, ella è misericordiosa, ella è la madre del Figlio di Dio. Nulla può suggerire una più alta idea della grandezza del suo potere e della sua carità di quello che faccia quest'ultimo titolo solo, per il fatto che non possiamo dubitare dei riguardi di un tanto figlio verso una tal madre, né della carità di una madre, nel seno della quale lo stesso amore si piacque di posare personalmente. Il dottor Marianus, come è chiamato il santo, scioglie dunque il canto alla Vergine, perorando la richiesta di Dante di poter mirare oltre all'unità dell'universo il mistero che tiene una sostanza in tre persone. È il mistero dell'incarnazione, perché Dante veder voleva come si convenne l'imago al cerchio e come vi si indomma. E prestando la sua voce a Dante, San Bernardo invoca la Vergine Maria, senza impegnare la sua dottrina, sembra, ma l'affetto grande e umile che ogni uomo, come a una mamma, può offrire alla Madonna nella preghiera. E qui, scusate, ma come nel momento del racconto dell'Annunciazione, a me è sempre sorta spontanea una riflessione interrogativa. Come ha potuto la fanciulla di Nazareth accogliere nella mente e nell'animo la bellezza della sua particolare virginità? Come ha capito che era piena di grazia, tanto che il suo fattore non disdegnò di farsi sua fattura? Con quali pensieri ha sentito di essere tutta di Dio, figlia del suo Figlio, di essere casa di Dio, abitazione inviolata di Dio, arca della nuova alleanza? Come ha intuito nel suo silenzio di aver accolto in sé Gesù, la parola vivente, quale contenuto della volontà di Dio e della verità di Lui? Di avere nutrito nel silenzio suo Figlio, colui che con il corpo e il sangue ricevuto da lei, Vergine Madre, avrebbe per la croce redento il corpo? Un mistero. E tuttavia Maria ascoltò e guardò, non come coloro che ascoltano ma non odono, vedono ma non capiscono. Ella ascoltò e credette, vide e capì. E più Dante la contempla, più concepisce, secondo me, l'abisso irraggiungibile della maternità di Maria. Umile e alta più che creatura, e che del magnifica ci sono, bassa e la più alta. Più ne sente l'incidenza nella storia e nel destino di ogni uomo. Perché? Perché per Maria Dio diventa parola. Ci cammina accanto come Emanuele, Dio con noi. Ci coinvolge nel suo destino di misericordia e di redenzione. Da lei, termine fisso d'eterno consiglio, tutto ha inizio e tutto si compie. Perché nel ventre di lei, e nell'Ave Maria, figura della nuova umanità, si raccese l'amore, cioè è cominciata una nuova era per l'umanità e ha innovato di nuovo tutto,
facendo gemmare e fiorire la rosa dei beati, cioè il mondo degli uomini salvato dal sangue del figlio. Madre di madri, madre di tutti è Maria, centro e anima di tutto il cristianesimo, perché appena prima di esalare lo spirito sulla croce, Cristo ci ha affidati a lei e l'ha resa splendente di carità sopra tutti in paradiso e tra di noi uomini fonte perenne e certa di speranza. Tanto che ti vuole impetrare una grazia, dice Bernardo, e a lei non ricorre, è come se il suo desiderio volesse volare senza le ali. E qui voglio fare un passo indietro nel tempo della commedia. Qui è la spiegazione del fallimento del volo di Ulisse, che affidò il suo viaggio soltanto alla forza dei remi. Ricordate cosa dice Ulisse? E dei remi facemmo ali al folle volo. E per questo tragicamente fallisce, facendo naufragare con lui la nobiltà e le azioni umane che spingono ogni uomo a seguire virtute e conoscenze. Ulisse attraversa le colonne d'Ercole e fallisce. Dante tenta un viaggio ancora più grandioso, direi veramente folle, come lui stesso lo definisce, non solo andare oltre le colonne d'Ercole, questa sarebbe una bisbiglia, ma addirittura giungere dove non ci sono orizzonti e tutto è presente, superando i limiti umani e penetrando nell'aldilà e nell'eterno che tutto comprende, per giungere a godere con la visione del mistero della Trinità e dell'incarnazione, ed esaurendo il suo ardore del desiderio di far questo. Ci domandiamo, perché l'eroe greco fallisce mentre Dante riesce nel suo intento? La risposta la fornisce proprio Bernardo, che non ricorre a Maria, sua disianza vuol volare senza ali, perché nessuno è come Maria, la piena di grazia, dispensatrice della grazia che è Dio. Qualcuno di voi vuol dire, ma che c'entra Maria con Ulisse, se Ulisse magari nel mito è precedente a Maria? Ma in Ulisse non guardiamo soltanto quell'Ulisse, guardiamo gli Ulisse contemporanei, gli Ulisse che siamo noi, in un certo senso, no? I Dante riescono dove gli Ulisse falliscono, perché i primi possono fare ricorso a una risorsa ai secondi sconosciuta o in cui si rifiutano di credere. La grazia, così come scrive Dante, ricordando persino l'incontro di Gesù con la Samaritana al pozzo di Giacobbe, nel 21° canto del Purgatorio, nella cornice degli avari prodigi. Proprio all'inizio della prima terzina, Dante scrive: la sete naturale che mai non sazia, se non con l'acqua onde la femminetta samaritana domandò la grazia. La sede di conoscenza, dunque, che rappresenta, come avrebbe detto Leopardi, il maggior segno di grandezza e di nobiltà che si legga nella natura umana, quella sede di conoscenza può essere estinta unicamente con quell'acqua viva, la grazia, offerta da Gesù non solo alla Samaritana, ma a tutti gli uomini, di cui anche Maria è dispensatrice. Se è vero che come Gesù entra nella vita della Samaritana e in quella di ogni uomo, così Maria entra vigorosamente nella vita di Dante e di tutti gli uomini. E infatti, continua San Bernardo, la sua benignità non solo soccorre colui che domanda grazia, ma spesso lo precede, come lo stesso Dante ha potuto sperimentare all'inizio del suo viaggio, quando drammaticamente gridò quel miserere di me a Virgilio, non sapendo ancora che Virgilio da Maria anche Beatrice. Insomma, conclude San Bernardo, in Maria è la somma non solo della misericordia, della disposizione ad amare, della generosità nel donare, ma anche tutto quanto di bene sono capaci angeli e uomini. Per questo egli, pregando e perorando per Dante, dice alla madre da Dio e dagli uomini: Vergine madre, figlia del tuo figlio,
umile e alta più che creatura, termine fisso d'eterno consiglio. Tu sei colei che l'umana natura nobilitasti sì, che il suo fattore non ti sdegnò di farsi sua fattura. Nel ventre tuo si raccese l'amore per lo cui caldo nell'eterna pace così è germinato questo fiore. Qui sei a noi meridiana pace di caritate, chiuso intramortale sei di speranza fruttare in pace. Donna, sei tanto grande e tanto vale che qual vuol grazia che a te lo ricorre, sua disianza vuol voler senza altro. La tua benignità non può soccorre a chi domanda, ma molte fiate liberamente al dimandare precorre. In te misericordia, in te pietà, in te magnificenza, in te saluna quantunque in creatura e di bontà. Dopo la mia orazione, or queste che dall'infima lacuna dell'universo infin qui ha bevuto le vite spirituali ad una, supplica a te per grazia di virtute tanto che possa con gli occhi levarsi più alto verso l'ultima salute. E io, che mai per il mio veder non arsi più che io fo per lo suo, tutti i miei prieghi porgo e prego che non siano scarsi, perché tu ogni nube li disleghi di sua mortalità coi prieghi tuoi, sicché il sommo piacere mi si dispieghi. Ancor ti prego, Regina, che puoi ciò che ti voglio, che conservi sani dopo tanto veder gli affetti suoi. Vinta tua guardia i movimenti umani. Vedi, Beatrice, quanti beati per i miei prieghi.